E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parliamo di un film e la recensione sarà molto breve, in quanto probabilmente per molti magari questa non fa differenza, ma a me non frega un cazzo. Io sono un doppiatore, quindi guarderò il doppiaggio di questa cosa e anzi, vi devo dire, probabilmente questo è il più grande affronto al doppiaggio che io abbia mai visto in un cazzo di film d'animazione. Troppo cattivi. Un film d'animazione veramente carino, animato bene, con un'idea fica, che poteva essere divertente, ma indovinate un po'? Non è che c'è un talent in questo cast di doppiaggio di questo film. Sono tutti talent, non c'è un cazzo di doppiatore vero. Tutti! Ok, sì, Lundini che fa Piranha mi fa ridere perché è Lundini e mi sta simpatico, ma non è un doppiatore, cazzo. E questa cosa mi fa incazzare, molto. Quindi, purtroppo, tutte le cose verranno penalizzate da questo primo voto che darò al doppiaggio, perché ho già detto in questa serie che quando si tratta di doppiaggio, se devo dare un voto perché lo devo dare, e quindi questa volta, questo episodio, ci sarà un voto in più, che è quello del doppiaggio, che è 2. Non 0, perché comunque devo dire che per essere come sono, quindi non doppiatori, non se la sono cavata malissimo in culo. Ma comunque non si può ascoltare quasi tutto il film. Cioè, è veramente distrutto. Trama. Loro sono troppo cattivi. Yeah, vengono beccati. Quindi, che cosa succede? Succede che un tizio famoso, ok, a cui loro dovevano rubare il delfino d'oro, che sarebbe praticamente il Nobel del mondo di questi animali, perché questo mondo è tipo mezzo animali, mezzo umani, non ho capito. Lo rubano, il tizio a cui verrebbe dato il Nobel dice tipo: ragazzi, ma dobbiamo dare una seconda possibilità a tutti. Facciamo una cosa. Se io riesco a far diventare buoni questi cattivi per una settimana, e ve lo sto facendo così, perché è così che è doppiato questo personaggio, allora saranno liberi. Già, è doppiato così. Niente, praticamente lo fa e il capo dei cattivi, che è il lupo, scopre che alla fine non è cattivo e che si sente bene a essere buono, e quindi alla fine succede questa cosa. E poi alla fine si scopre una cosa che non posso dirvi, altrimenti vi spoilerò tutto, però comunque c'è un colpo di scena molto figo, quindi vi consiglio di guardarlo, ma in originale. E trama, assolutamente un 8, dai, per il colpo di scena 8. Ce ne sono vari di colpi di scena, però questo qui è quello più wow. E diciamo personaggi. Allora, c'è Lupo, il capo dei cattivi, Serpente, che non mi ricordo come cazzo si chiamano, quindi vi dico solamente che animali sono, che è la spalla, il migliore amico di Lupo. Poi c'è Piranha, che è doppiato da Valerio Lundini, che è uno che praticamente fa botte con tutti. Poi c'è Squalo, che viene chiamato Shark. E lui è un po' stupidino, ma molto divertente. Poi c'è un ragno, femmina, gotica, cute. Sì, perché me devi fare i ragni cute? Che così i film non possono uscire in Australia, perché sennò i ragazzini vengono ammazzati. C'ha a che fa con... è un hacker, ok? È l'hacker del gruppo, vaffanculo. Poi c'è la governatrice e il tizio del... del premio Nobel. E poi c'è anche una tizia che è tipo quella che cerca di catturarli da sempre, che è la zenicata di turno, insomma. E niente, praticamente... posso dirvi che ognuno fa il suo porco lavoro. Posso dire che Lupo è un bel personaggio, perché comunque appunto all'inizio non accetta molto questa sua cosa di essere buono, perché dice: no, io sono cattivo, io sono lupo cattivo, lupo cattivo, lupo cattivo. E quindi queste cose qua. Gli altri sinceramente sono abbastanza di secondo piano.
Gli altri personaggi non posso dirveli troppo perché sennò ve spoilerò. Quindi purtroppo a occhi chiusi dovete fidarvi di me. 8, dai, 8. Obiettivo, portare un film d'animazione un po' diverso dal solito, scelto il male perché il bene era banale, haha. Sì, divertente. Animato col... No, col cazzo sono stati... Proprio con i coglioni così. Quindi io direi sì, dai, un 8 quello. Direi quindi un bel 8 meno come voto finale. Ci vediamo venerdì con il doppiaggio di Troppo Cattivi, fatti da un doppiatore, però.